Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come. Durante la diretta di Controcorrente, Veronica Gentili si è vista costretta a zittire due ospiti. La situazione era ai limiti, è caos. Si avvicinano le elezioni politiche del 25 settembre, quando gli italiani saranno chiamati ad esprimere le proprie preferenze in vista della formazione di un nuovo governo, e i programmi televisivi stanno facendo il punto su ciò che ogni partito propone come programma elettorale. Durante la diretta di Controcorrente, in onda su Rete 4 e condotto da Veronica Gentili, due ospiti si sono lasciate andare a una discussione dai toni feroci, che ha imposto alla giornalista di zittirle e di ristabilire l'ordine in studio. Uno degli argomenti che più dividono i partiti è sicuramente la politica economica. Il periodo che stiamo vivendo impone infatti seri ripensamenti al sistema di tassazione, poiché la guerra tra Russia e Ucraina e la pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle stanno avendo dure conseguenze a livello economico, per tutte le famiglie. Le bollette e i carburanti, infatti, stanno raggiungendo prezzi mai visti, così come le materie prime e la spesa alimentare quotidiana. A tal proposito, i partiti di destra come la Lega hanno proposto la flat tax, un sistema fiscale non progressivo, basato su un'aliquota fissa, con eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. Durante la diretta di Controcorrente, hanno discusso sul tema Laura Ravetto, una parlamentare della Lega, ed Elisabetta Piccolotti, coordinatrice della segreteria di Nazionale Sinistra Italiana. La seconda ha subito punzecchiato la prima in merito alla flat tax: voi volete estenderla così che gente come Silvio Berlusconi può risparmiare qualcosa come 14 milioni di euro l'anno, riferendosi quindi al vantaggio che chi guadagna molto avrebbe dall'approvazione della legge. Ma che cosa sta dicendo? Lei non ha letto la proposta di legge della Lega. Le risponde poi la Ravetto, quando la Piccolotti sostiene che i piccoli lavoratori sarebbero penalizzati dalla flat tax poiché perderebbero le detrazioni. Lei racconta bugie in televisione. La chiude poi la parlamentare della Lega, imponendo l'intervento di Veronica Gentili. La diretta è poi proseguita normalmente, anche se il clima preelettorale è sempre teso e sull'orlo di litigi e discussioni. Veronica Gentili, però, ha ristabilito l'ordine e ha riportato le due politiche a toni più pacifici e, soprattutto, comprensibili. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.